Bentornati ragazzi, oggi come potete vedere abbiamo qui due ospiti, è tornato Guido nonostante non siano stati raggiunti i 20 like nel video richiesti, però a grande richiesta da fonti esterne è di nuovo qui con noi. Salve a tutti ragazzi. Abbiamo anche un secondo ospite, la new entry, Guglielmo. Ciao ragazzi. Oggi sarà una sfida ai pronostici tra di noi, ognuno di noi dirà una giocata per partita, consiglieremo una giocata per partita, cercheremo di essere più realistici possibili, nel senso che noi andremo a consigliare quello che ci potremmo giocare eventualmente in una schedina. Partiamo subito con Juve-Torino, derby della Mole, Juve che viene da un punto conquistato per come si è messa la partita contro l'Atalanta, d'altra parte abbiamo il Torino che non vive un buon momento, due sconfitte nelle ultime due partite rispettivamente contro Venezia e Udinese. Io credo che il Torino possa creare qualche problema alla Juve, ricordiamo che non vince fuori casa contro la Juve addirittura da 27 anni, però penso che alla fine i bianconeri la porteranno a casa, per cui vado a dire uno fisso. E passo la parola a Guglielmo. Ciao ragazzi, io non sono sicuro della vittoria della Juve e comunque penso che Torino possa dar fastidio. Per questo motivo in una mia ipotetica schedina giocherei 1x più gol. Rischierei un gol, Sanabria, posso pensare possa essere il marcatore del Torino. Per me ragazzi può finire 1 più gol. La Juve non perderà, siamo sempre ancora in casa, non perde e vi dico il marcatore Vlahovic. Ah, quindi pure il marcatore? Sì, certo. È proprio complicata. Quindi, passiamo a Sampdoria-Empoli. Sampdoria che si trova solo a più 2 dalla zona retrocessione. Empoli che non vince da addirittura 8 partite. Credo che sia una partita che la Sampdoria non può sbagliare, per cui vado a dire un 1x più over 1,5. Io penso semplicemente un over 2,5, non me la sento di rischiare alcuna giocata. Io vado sul tranquillo, metterei gol. Perfetto. Passiamo a Roma-Verona, partita complicata sulla carta per i giallorossi che non stanno facendo bene ultimamente. Verona squadra ostica, collaudata, insomma molto complicata da affrontare, credo che sarà una partita in cui entrambe andranno in gol, per cui vado a dire gol. Passiamo la parola a Guglielmo. Partita molto difficile, io penso che non la sfizzerà nessuno, un difficile X, rischio una difficile X. Per me non è così, contesto il mio collega. Metterei X2 con marcatore Barak. Sbagliato, scusate ragazzi. Stai facendo molto complicata, eh? Ti ricordo che vince chi ci prende di più, quindi. Lo so. Va sul pesante, sul bene. Bisogna rischiare il gioco. Salernitana-Milan, partita senza storia sulla carta, e credo che i rossoneri la porteranno a casa senza troppi problemi. Quello che vado a consigliare è un 2 handicap, ovvero che il Milan vincerà con almeno 2 gol di scarto. Sono completamente d'accordo, anche io giocherei 2 handicap. Io ragazzi giocherei Salernitana, perché potrebbe vincere. No, scherzi a parte, metto 2 più over 2,5. Con marcatore Leao. Io non solo mi dà la giocata, ma anche il marcatore, quindi. Di tutte le partite. Siccome ti ho appena presi 2, ma ne vale prendere almeno 3. Quindi. I primi 3 forse. I primi 3 comunque. Passiamo a Fiorentina-Atalanta, diciamo un semi-big match. Fiorentina che nel 2 partite contro l'Atalanta ha vinto in entrambe le circostanze, 2-1 all'andata, in Coppa Italia ha vinto 3-2. Ecco, credo che l'Atalanta questa partita non la perderà, però non sarà facile. Questo video lo stiamo registrando prima delle partite di Europa League, Atalanta che sarà impegnata con l'Olympiakos. Credo però che l'Atalanta non perderà, quindi vado a dire X2 più over 1,5. Difficilmente sarà una partita tirata. Io penso invece che l'impegno in Europa League possa far stancare l'Atalanta. Per questo motivo una Fiorentina che comunque la vedo abbastanza solida, anche se ha perso Vlahovic, mi fido della Fiorentina e penso 1x più gol. Per me ragazzi gol più over 2,5. Ci sta questa volta senza marcatori. No, perché non mi sento nessuno, quindi perfetto. Oggi non vado a sentimento.
Venezia-Genoa, gara bollente per entrambe, soprattutto per il Genoa che non può permettersi di perdere, ma anche il Venezia comunque non si trova in una situazione troppo più tranquilla, dato che ha gli stessi punti del Cagliari, terzo ultimo in classifica. Io credo che il Genoa farà una prova di carattere e penso che non riuscirà sconfitto fuori casa contro il Venezia, per cui vado a dire semplicemente X2 in favore dei rossoblù. Io invece penso che i lagunari non perderanno, per questo motivo 1X. Io ragazzi penso che il Genoa vince, quindi 2 fisso. Ah, quindi secco. Secco 2. Per il momento le quote più difficili le sta dando Guido, vediamo. Se siete pazzi ragazzi giocatele. Inter-Sassuolo, Inter che ha giocato una gara molto dispendiosa contro il Liverpool, sia a livello fisico sia a livello mentale, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione, secondo me possono concedere qualcosa al Sassuolo che ritrova Scamacca e Raspadori lì davanti, motivo per cui vado a consigliare un gol da entrambe le parti. Io invece penso che comunque l'Inter abbia bisogno per forza di vincere, per questo motivo proverai tutto per tutto, 1. Io ragazzi dalla schiena metterei 1 più gol. Ah, quindi la somma di 2. Esatto, e metterei il marcatore calore, perché quando vede l'Inter calore si attizza sempre, poi da quando stava all'Empoli, quando vede l'Inter fa sempre un gol, quindi se volete giocarvi 3, giocatelo. Udinese-Lazio, attenzione a questa partita perché la Lazio ha come squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto, Acerbi è out, così come Lazzari, Immobile non si sa se riuscirà a recuperare contro l'Udinese appunto, motivo per cui io vado a rischiare un 1x in favore dei bianconeri. Partita rocambolesca all'andata, un 4-4 di Arslan, se non erro, e penso che l'1x sia il risultato migliore, anche io penso l'1x. Io ragazzi giocherei 1 più gol. Mamma mia, addirittura 1. Consigli spaziali di Guido. Andiamo avanti con Cagliari-Napoli. Cagliari che ultimamente sta facendo bene, ha raccolto un sacco di punti, però ancora nella zona retrocessione. Napoli che secondo me non si può permettere di sbagliare questa partita, per cui vado a dire 2 secco. Io invece ho paura che Napoli possa steccarla, non ha tal punto da perderla, e quindi mi riparo con un X2 a cui aggiungerei un gol da entrambe le parti. Io ragazzi giocherei gol più over 2.5. Perché il Cagliari potrebbe vincere in casa contro il Napoli, quindi state attenti. Concludiamo con Bologna-Spezia, Bologna che nelle ultime 5 ne ha perse 4 e ne ha pareggiata solo una, squadra che sta facendo peggio in questo periodo di campionato. Io qui vado a rischiare l'uno secco perché prima o poi si dovranno svegliare e penso che possa essere la partita giusta per il Bologna. Il Bologna vive un periodo tragico, lo Spezia ha passato un mese di gennaio comunque molto importante, penso che nessuna delle due la spizzerà, X fisso. Io ragazzi sto contro i miei colleghi e dico 1X più gol, perché lo non Spezia... Non sei contro allora. Zitto. 1X più gol, perché il Bologna sta a far schifo queste ultime partite, si sta a vedere, come ha detto il mio collega Guglielmo, lo Spezia sta fa bene, quindi può essere che a sta partita il Bologna vince, però qualche gol lo subisce. Qualche gol? Qualche gol, 2-3. Si prende quale ne fa subire. Bene ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un like se il video vi è piaciuto e se volete rivedere Guido e Guglielmo con noi, iscrivetevi al canale, seguiteci sulla nostra pagina Instagram che potete trovare in descrizione e ci vediamo Nel percorso. E spolliciate, cazzo! Niente percorso per te? Nel percorso. Ma che percorso? Ci vediamo, ragazzi.